Buonasera a tutti, io sono Marco Del Sale, voglio ringraziare naturalmente Fausto Paladino per la testimonianza che ci ha portato questa sera. Ringrazio Irene, tutti gli artisti, tutte le compagnie che oggi si sono impegnati per far sì che sia stata possibile questa iniziativa. Io aggiungo poche cose a quello che ha detto Fausto, che mi sembra possa davvero, come dire, riassumere lo spirito di questa serata. Io voglio dire innanzitutto che tutta la rete, noi del Sale, tutta la rete di artisti e di compagnie che si è stretta attorno a questa esperienza del Marinoni, oltre ovviamente a lavorare perché questo spazio venga, come dire, gestito in forma pubblica e partecipata, e per questo chiediamo al Comune che già si è assunto, come dire, si è assunto l'onere del restauro, della tutela di quello spazio, chiediamo che quello spazio ci venga anche assegnato per un evento in primavera, ed è stato un evento in cui come artisti e compagnie possiamo naturalmente produrre una prima ipotesi di programmazione per quello spazio. Secondariamente voglio dire che noi qui a Venezia rappresentiamo la ricchezza del tessuto produttivo culturale di questa città. Siamo studenti, siamo giovani, siamo professionisti, siamo lavoratrici e lavoratori non solo dello spettacolo ma di tutta la cultura. Certamente noi diciamo anche che non vogliamo pagare questa crisi e la crisi culturale in atto, ma diciamo anche che questo è il momento in cui è possibile cambiare il modo davvero di fare, di produrre la cultura in questo paese. Fausto lo diceva bene, la crisi può anche essere un'opportunità per rovesciare quella sorta di darwinismo artistico e culturale, quella sorta di individualismo che per troppo tempo ci ha intrappolati. Ci ha fatto, come dire, competere uno con gli altri in un sistema che è quello, o è quel sistema lì o niente, o è quel sistema dominato dai monopoli, dai poteri forti, quel sistema che il pubblico in realtà non foraggia, non sostiene, o così o niente. Ora noi diciamo che ci siamo liberati, io credo proprio generazionalmente, ci siamo liberati da un vecchio modo di intendere l'attivismo e la politica dentro la cultura. La politica per noi non è qualcosa di separato dai linguaggi e dalla produzione artistica. Per noi più diritti, più tutela, un nuovo welfare artistico significa davvero la possibilità di innovare i linguaggi in questo paese, di renderli più aperti, più internazionali, più sperimentali. E questa è la posta in gioco. Per questo noi chiediamo diritti, per questo noi vogliamo un welfare, vogliamo un assistenzialismo. No, scusate, non vogliamo un assistenzialismo, ma vogliamo, come dire, la possibilità di partire tutti alla pari, e vogliamo la possibilità di emergere in quanto produttori di cultura sperimentale diversa, alternativa a quella che oggi viene prodotta in un sistema fatto di monopoli, non solo nel teatro, ma anche in altri ambiti artistici. Ed è anche per questa ragione che noi, la rete di associazioni, sale, la rete di compagnie di artisti che si è stretta attorno al Marinoni, saremo sabato 15 ottobre, quindi sabato prossimo, a Roma a partecipare alla giornata europea dell'indignazione, proprio per portare questi contenuti, portare questa esperienza, l'importanza dell'auto-organizzazione del mondo culturale, e crediamo che finalmente sia anche a Venezia sia maturata questa componente, questa soggettività, un gruppo di persone che si prende cura di ciò che è proprio. Io non mi dilungo oltre, ho ancora due cartelle stampa, se avete bisogno ci sono tutti i materiali all'interno. Ringrazio tutti voi, adesso lascio spazio allo spettacolo, grazie mille.